Noi siamo qua nella GP One Car per l'occasione, tranquilli, senza nemmeno Matteo, non c'è. Senza colazione. Quindi io non guido, siamo a Vallelunga e siamo a Vallelunga con Jan Vitteven, con il team Altea, BMW. E è una cosa abbastanza strana perché noi conosciamo Jan come il genio dei due tempi e lui dice che va bene anche per i quattro tempi perché così lui ragiona al doppio della velocità. Allora, dici un po' com'è nata questa avventura. Il mio discorso di base non è solamente due tempi, per me è importante due ruote. Due ruote si trova di tutti i tipi di motori, perché ho lavorato anche un pochettino sul motore a vancola dei tempi dello Hercules, allora non è solamente due tempi e chiaramente ho più esperienze, più cose. Però questa team è nato, questa attività, diciamo, nata dall'Altea, la BMW, che secondo me è una combinazione molto bene, molto buona, molto positiva, perché la BMW stava cercando una soluzione di questo tipo, perché la BMW è una casa molto strutturata, molto grande, che ha difficoltà a fare il reparto corsa internamente, come praticamente finora hanno tagliato un po' tutta l'attività, sia Formula 1 sia anche l'attività enduro, e poi anche dalle superbike interamente hanno tagliato completamente, perché non hanno tante difficoltà per fare, a parte i costi salgono molto, e allora hanno sempre cercato una soluzione che la BMW fa l'attività di sviluppo, supporto tecnico, però l'operatività in pista eccetera eccetera fuori casa, e questo è nato durante quest'anno, è nata questa possibilità, e secondo me. Ma com'è nato il contatto? Chi ha chiamato? Ma chi ha chiamato? Diciamo, io devo dire, non sono stato io sono stato uno di persone che ho visto che si poteva fare, perché la BMW era scontento, e poi anche per queste attività che cercavano un'attività, e secondo me l'attività più giusta per fare questa racing superbike per la BMW, secondo me il team, quello che secondo me ha esperienza e anche ha secondo me la passione, oppure anche diciamo racing, la DNA del racing e l'Altea, sì. E secondo me era una combinazione giusta per farlo, poi questo è nato. E secondo me è un discorso che può andare bene. Chiaramente noi partiamo un po' dal è un'avventura, no, forse non è un'avventura, diciamo, è un progetto che ha molte possibilità, secondo me può arrivare molto, molto in alto come risultato, come tutto, però chiaramente partiamo da un livello che partiamo da zero. Ma secondo te Genesio ha già vinto un mondiale con Carlos Checa, sì. Secondo te può con Reichberger e con Torres riuscire a arrivare, diciamo, nelle prime posizioni del mondiale? C'è la competitività, la struttura tecnica per farlo? Ma secondo me possiamo crescere tutti quanti insieme, perché secondo me i piloti sono buoni, perché mi ha sorpreso anche molto Marcus Reiterberger si chiama, che chiaramente l'anno scorso ha vinto, quest'anno ha vinto il campionato IDM in Germania, non è un campionato abbastanza quotato, perché ha corso contro l'Anzi, contro la Ducati, anche ufficiale, Flores ha corso, e poi è un campionato internazionale. Ha vinto molto bene, e poi è uno che corre già, perché nonostante che ha 21 anni, corre già con questo tipo di moto già da 4-5 anni, perché lui ha cominciato a fare Superstock con 16 anni. E poi mi ha sorpreso, io sapevo che andavo forte, però mi ha sorpreso molto come pilota, come idea, come comunicazione, come tutto, secondo me è un pilota molto bravo. Poi Jordi Torres non conosceva neanche lui, e anche lui secondo me ha le potenzialità, secondo me, e tutto quello che viene, diciamo, anche come risultato, come tutto, è positivo per tutti. Non è che abbiamo qui un pilota che pretende da vincere il campionato. Però noi, può sicuramente lottare, sì. Può lottare. Quando tutto funziona bene, poi noi chiaramente tecnicamente partiamo con una soluzione che non sappiamo dove possiamo arrivare. Abbiamo fatto il primo test a Jerez, è andato molto positivo.
dopo Testa Cresta abbiamo aggiornato un po' di alcune cose che secondo noi sono migliorative. In questo momento siamo venuti qui a Vallelunga perché è vicino, e poi anche secondo me è una pista che potrebbe essere utile per il futuro per fare i collaudi, per fare la prova eccetera, per migliorare il prodotto, perché adesso dobbiamo cercare in breve tempo di migliorare il prodotto per la partenza del campionato. E poi c'è anche Raffaele De Rosa in Superstock, esatto. Ecco lì che possibilità ha Raffaele con quella moto? Secondo me la Raffaele De Rosa, diciamo, lui il nostro team è quello che secondo me ha più pressione, perché lui secondo me dovrebbe essere in grado di essere vincente in Superstock, e soprattutto lui ha anche un po' di esperienze, e lui potrebbe aiutare anche noi per lo sviluppo del Superbike. Senti, tu la tua competenza ovviamente spazia nell'universo del motorismo, quindi non ti possiamo non domandare qualcosa anche del resto. MotoGP Aprilia quest'anno ha fatto quello che poteva fare con quella moto. Tu hai seguito un po' l'evoluzione di Ducati, i problemi di Honda, la vittoria di Yamaha. Cosa ne pensi in prospettiva 2016? Ma 2016 sarà un anno che è difficile vedere oggi come sarà, perché chiaramente c'è un cambiamento regolamentario da 2015 a 2016, un salto così diverso di ultimi 10 anni non c'è stato in MotoGP. Quando ho cominciato il MotoGP nel 2002 avevamo una situazione, una soluzione. Poi adesso, diciamo, da 2015 al 2016 c'è cambiamento di regolamento, motori, più benzina, che tutti più benzina, poi abbiamo meno peso. Allora secondo me da questo punto di vista avremo sicuramente motori più prestazionali, che secondo me i motori andranno di più. Però serve anche un pochettino, perché l'elettronica mono, diciamo, l'elettronica unica per tutti quanti, probabilmente significherebbe che il consumo salerà un pochettino, però comunque rimane una parte del consumo in più che si può sfruttare per prestazione. Poi abbiamo, e secondo me questa è una cosa, poi abbiamo ovviamente il cambiamento della Michelin, della Bridgestone della Michelin, che è una cosa abbastanza grande, e chi vediamo in questo momento che è problema, soprattutto con i pneumatici anteriori, è ecco, un discorso che cambierà moltissimo per tanti piloti. Secondo te cosa cambierà con appunto il ritorno della Michelin? Perché al momento sembra che sia la cosa che preoccupa di più i piloti, poi magari gli ingegneri avranno altre preoccupazioni. Sì, perché oppure tu ti adegui alla situazione, che secondo me, qual è il problema? Il problema del pneumatico anteriore è quello che tu hai un certo tipo di sensibilità oppure di feeling con il pneumatico anteriore, che tu sai adesso sono al limite, adesso quando vado ancora un po' spingo un po' di più e cado, oppure, e questo è il problema attualmente, il pneumatico non dà l'informazione al pilota, che sa non dà l'informazione per dire dove sono, io ho ancora margine, posso andare ancora più forte, oppure quando vado cado, non lo, diciamo, questo è problematico. Ma questo è stato un po' il problema sempre della Michelin, perché senti, non è una novità in assoluto. MotoGP Superbike, tu conosci perfettamente la MotoGP, conosci anche perfettamente la Superbike. Secondo te i due campionati cosa devono fare? Devono avvicinarsi, devono cambiare, bisogna vedere differentemente la Superbike? Qual è la tua soluzione per aumentare la visibilità della Superbike? No, secondo me sono due concetti completamente diversi. Finché paragoniamo Superbike e il MotoGP tramite l'identificazione dei piloti, secondo me è sbagliato come concetto. Secondo me la MotoGP si è sviluppato piano piano su un campionato di piloti, perché i piloti fanno i comunicatori, i piloti sono direttamente in televisione, secondo me con la MotoGP sono tanti piloti che la maggior parte della gente non sa neanche con quale moto correre. Invece con Superbike secondo me dobbiamo fare un discorso diverso, perché qui va sul prodotto di serie, di base, di vendita, certo. Di vendita, allora lì secondo me l'impostazione non è che deve essere principalmente sul pilota, la comunicazione deve essere fatta dal prodotto, della moto, di altre cose, poi chiaramente anche piloti, ma non puoi dire non c'è un
personaggio, non c'è Valentino Rossi, allora vale di meno. Certo. E questo concetto, secondo me, anche la media in generale, dobbiamo comunicare diversamente. E quindi devono comunicare, secondo te, le case o i team? E che cosa... In casa e ti, però anche la media deve capire che questa c'è una differenza. Sì, quindi anche noi giornalisti dobbiamo comunicare la Superbike in modo diverso. Sì, perché anche adesso si dice, ah, meno male che c'è Aiden adesso, perché no, c'è qualcuno che ci possiamo parlare. Ma questo secondo me come impostazione non è giusto. C'è prodotto, deve passare più sul prodotto, sulla casa, con Ducati, con chi c'è, BMW oppure altri marchi, dobbiamo parlare più di questo, poi anche di piloti, però non puoi paragonare ovviamente un pilota Valentino Rossi o Lorenzo confronto di un pilota che fa secondo o terzo della moto. E dal punto di vista tecnico, secondo te il regolamento va bene adesso? Ma secondo me il regolamento della Superbike, secondo me, è abbastanza equilibrato. E secondo me il concetto, quello che si fa adesso in Superbike, soprattutto per il discorso elettronico, secondo me io avrei visto bene anche questa gestione dell'elettronica anche per la MotoGP. Perché la Superbike fa un discorso che la software rimane specificamente della casa, può sviluppare, eccetera, eccetera. Solamente c'è un tetto di costo e poi anche chi corre con il marchio deve correre sempre con questo tipo di elettronica. Diciamo praticamente io ho 10 moto in giro, tutte le moto devono usare lo stesso tipo di elettronica, software e anche così, non può prendere uno diciamo dell'aftermarket. Io avrei fatto anche questo in... Quindi con un'elettronica che è l'elettronica di serie, del modello di serie diciamo. O poco evoluto. Sì, ma con il costo. Io per esempio qui con la Superbike c'è costo 8.000 euro per la centralina. La centralina è fatta dalla BMW, fatta dalla Ducati, oppure fatta da... oppure certo. Chi per essere, diciamo, chi vuole correre Superbike, corre con la centralina della casa e costa 8.000 euro. Questa è la centralina, deve usare la moto ufficiale e deve anche usare la moto cliente. Secondo me io avrei fatto anche quella moto GP, l'Honda fa sua. Però l'Honda, chi corre con l'Honda deve usare questo tipo di centraline per tutti quanti uguali. Così rimane un po' il discorso della casa che può sviluppare, eccetera. Cioè, quando lui sviluppa la mette dentro, devono usare tutti. Allora, tutti i team hanno questo vantaggio. Senti, un'ultima domanda. Cosa ti ha spinto veramente a rientrare? No? Tu ogni tanto venivi alle gare, cosa ti ha convinto? No, secondo me vorrei mettere un po' a disposizione l'esperienza fatta. Mi piace il mondo della corsa perché poi mi sento ancora in forma, sono giovanile, mi sento ancora giovanile, sono in pensione, eccetera, eccetera, però mi fa piacere che quest'anno, devo dire che ci sono stati parecchie case, oppure parecchie gente che mi hanno chiamato, che mi hanno chiesto se aveva interesse di fare qualcosa. Senti, allora ti ringraziamo e ne approfittiamo per salutare quello che era poi il tuo braccio destro. Ciao Carlo Pernat, come vedi non sei più l'unica vecchia cariatide, ma c'è anche Jan. Grazie. Saluto Carlo. Grazie. Ma è accesa, è spenta, io non capisco più. Io sono daltonico, cos'è? No, è rosso. È rosso.